Proprio un nano non sei, mi verrebbe da dire. Io vi ringrazio per l'invito, sono particolarmente contenta e devo dire la verità anche emozionata di chiudere questa campagna elettorale nella mia città insieme a tanti amici, a tante amiche, a tanti compagni e a tante compagne. E devo dire che anche se da lontano sono particolarmente contenta anche per come si è svolta questa campagna elettorale. E devo dire che sono particolarmente contenta anche perché tutti e tutte insieme avete scritto in questo mese una meravigliosa pagina di politica, che è un esempio nello scacchiere anche politico e del panorama nazionale. Tre liste che si sono confrontate con grande civiltà, senza astio o contrapposizione personale, ma anche con qualche episodio, Gianni, che ci ha riguardato personalmente, di simpatica goliardia, liste piene, le vedo qui in prima fila, di donne, di giovani che rappresentano, non è pura retorica, la vivacità e la ricchezza di questi territori, e la lista di Laurea Democratica. Una lista che è una proposta politica, io credo davvero innovativa, perché da un lato è espressione di quel, come diceva Francesco, civismo politico che ha il coraggio di saldarsi con quell'agire democratico dei partiti politici che, come ci ricorda la nostra Costituzione, l'articolo 49, costituiscono, sono gli strumenti attraverso i quali i cittadini partecipano alla vita politica e dall'altra parte espressione anche della lungimiranza, lo diceva prima Francesco, dei partiti del centro-sinistra che hanno saputo cogliere quelle istanze di rinnovamento, di cambiamento, di innovazione, dico io anche di creatività che questi giovani chiedevano 5 anni fa. E devo dire, Angelo, io credo che la tua sia una scelta di straordinaria coerenza. A chi ti dice che sei stato incoerente nell'accettare la candidatura a sindaco, io rispondo che invece hai dimostrato coraggio. Hai dimostrato il coraggio e ti ringrazio anche perché io provo, come dire, nel mio fare quotidiano a dirlo ai ragazzi, a dimostrare il coraggio che bisogna scendere in campo, che bisogna scendere in campo e giocare la partita, che non ci sono alibi per tirarsi indietro. E che i risultati si ottengono insieme, non da soli. E se Lauria ha potuto scegliere questo percorso politico innovativo, io devo dire, è anche grazie a Gaetano Michidieri, che l'ho facilitato, Gaetano, perché hai saputo dimostrare in questi 5 anni una grande statura morale, io dico prima ancora che politica, ci hai consegnato, nonostante gli anni difficili, che abbiamo attraversato, un paese solido, un'amministrazione che ci ha consegnato un bilancio in pareggio, un'amministrazione che ci ha consentito oggi di avere una comunità salda, solida. E come dire, Gaetano, voglio anche ringraziarti perché invidio l'eleganza, la compostezza, la serietà con la quale hai guidato in questi 5 anni il nostro comune e a te rivolgo innanzitutto il mio più sentito ringraziamento. Ringrazio anche Angelo, l'ho detto prima, Angelo hai saputo dimostrare coraggio, coerenza, hai compreso che quando si ha l'opportunità di operare per il bene della comunità è necessario scendere in campo, non si può avere la superbia, io lo dico sempre anche ai nostri ragazzi, di pensare che da soli si riesce a fare meglio. Meglio che insieme agli altri. Oggi ho scritto una bellissima lettera in cui, in qualità di presidente del Forum Nazionale dei Giovani, invitavo i ragazzi al voto. E ho scritto che la condivisione che genera processi virtuosi, perché la condivisione, ho scritto ai ragazzi, che ci permette di accrescere quell'entusiasmo, quella fattività, che ci consente di raggiungere quei grandi obiettivi, io dico oggi indispensabili per la tenuta sociale, territoriale di questo paese, di questa regione, di questa città. Come socialisti, e questa è una città, io dico orgogliosamente socialista, abbiamo più volte ribadito che non c'è libertà senza giustizia sociale, non c'è giustizia sociale, come diceva Nenni, senza libertà. Ed è così. Abbiamo di fronte a noi, Angelo, delle sfide grandiose e nessuno, dico nessuno, può chiamarsi in disparte, nessuno può esimersi dall'assumersi delle responsabilità. Qualche mese fa è stato firmato il patto per la Basilicata. A me sono piaciute molto.
letto le parole del sindaco. De Ruggeri ha detto che bisogna passare dal lamento all'entusiasmo, ed è così, è quello che abbiamo provato a fare. Qui c'è Roberto, anche in questi tre anni di legislatura nazionale sono stati raggiunti obiettivi straordinari sul campo dei diritti civili, sono stati raggiunti obiettivi straordinari nell'ambito dell'amministrazione. A livello regionale si è attuato la programmazione europea 2020, nel 2019 Matera sarà capitale europea della cultura. Insomma, abbiamo l'opportunità per rendere questa città un luogo di non più di speranza, ma di concretezza. Io non voglio dilungarmi molto, devo dire che mentre guardavo questo video ho appuntato alcune parole, ho appuntato la parola coraggio di immaginare, conseguire il risultato, e parlava Francesco il coraggio della politica. È così, in questi anni i cittadini ci hanno chiesto più volte la buona politica. Io devo dirti la verità, Angelo, mi sono spesso chiesta che cosa fosse questa buona politica. Ebbene, la buona politica è quella, e per questo ringrazio anche Gaetano, è quella che ha dimostrato l'amministrazione uscente, compiendo, io dico, delle scelte coraggiose, anche se spesso non direttamente, o meglio immediatamente popolari. Penso alla questione, per quanto di complessa, dell'istruzione, penso alla questione anche delle infrastrutture. Riccardo Nencini, il segretario del PSI, quando è venuto qui a settembre, diceva ironicamente: al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture non abbiamo purtroppo la bacchetta magica, ma abbiamo le penne. Questo per dir cosa? Per dire che purtroppo i risultati di un'attività costante e quotidiana che viene portata avanti spesso non hanno una rilevanza immediata, non hanno una visibilità, come dire, istantanea, ma dietro c'è un lavoro quotidiano, costante, di amministratori, di donne, di professioniste, di volontarie che conducono con grande e con straordinaria, io dico, successo. Lauria ha... Io devo dire la verità, in questi anni ho girato molto e a Lauria ho trovato sempre una forte vivacità associativa, che non è qualcosa di scontato, non è qualcosa di banale. Lauria ha una miriade di associazioni che in questi anni hanno qualche volta anche sopperito, ce lo dobbiamo dire, alle carenze della politica. Associazioni che nel quotidiano hanno svolto attività di intrattenimento, ci sono dell'associazionismo sportivo, ambientale, culturale, vedo qui molti di loro che spesso negli anni hanno chiesto semplicemente di essere ascoltati, di essere contaminati. Io credo, Angelo, che questa è la sfida che noi dobbiamo saper cogliere, quella, come dire, di provare la tenuta della nostra proposta non contro il centrodestra o contro altre forze politiche, ma contro quel sentimento di antipolitica che poi infine non nasconde altro che la necessità di rispondere a quelle che sono, io dico, le preoccupazioni, le ansie dei nostri cittadini. A Lauria vi è una realtà associativa ricca, per questo, Angelo, io credo che sia fondamentale l'istituzione, oltre che di una delega alle politiche giovanili, e questo, permettetemi di dire, in questi primi mesi da presidente del Forum Nazionale dei Giovani, Gianni, io mi sono profondamente battuta, perché credo che sia davvero vergognoso che un paese come il nostro releghi le politiche giovanili al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, banalizzando quelle che sono politiche, io dico, del futuro, e mescolandole a quelle che sono le politiche dell'occupazione. Le politiche giovanili meritano una loro rilevanza, meritano un loro riconoscimento. Così come, Angelo, io credo che un riconoscimento per l'attività che questi ragazzi, che queste donne, questi uomini compiono quotidianamente possa avvenire anche attraverso l'istituzione di una delega all'associazionismo, una delega che ti permetterà, innanzitutto ci permetterà, di creare un raccordo tra tutte queste associazioni che costituiscono la nostra città. Io non voglio farla lunga, perché per chi mi conosce potrei parlare per ore, voglio però concludere
dicendo soltanto due parole. Il 5 giugno ormai alle porte, io voglio invitarvi innanzitutto a votare, e lo dico perché credo che non tutti abbiano, diciamo, in mente che cosa rappresenta il voto. Io l'ho scritto oggi ai ragazzi, l'ho scritto ai ragazzi indecisi: il voto è innanzitutto uno strumento di cittadinanza attiva e partecipazione. E voglio dire ancora altro: io invito tutti voi a votare la lista di Laurea Democratica, perché è, come dire, un miscuglio di innovazione, di personalità, professionalità profondamente diverse tra loro. E voglio andare oltre, voglio invitarmi, perché in questa tornata elettorale ne abbiamo l'opportunità di votare accanto al nome di un uomo quello di una donna. Lo voglio dire perché qualche giorno fa abbiamo festeggiato, come se fosse qualcosa, diciamo, di straordinario, i 70 anni dal voto delle donne. Ebbene, oggi viviamo in una regione in cui nessuna donna siede in consiglio regionale. Siamo la regione che ha meno amministratrici. Facciamo uno sforzo, diamo un'accelerata, votiamo accanto un uomo anche una donna. Credo che è questo il primo passo per poterci definire un paese paritario, un paese moderno. E vado oltre. Voglio concludere dicendo che voglio invitare innanzitutto tutti voi a votare Angelo, perché, lo ripeto, io credo che lui abbia in qualche modo interpretato quello che è anche il coraggio di questa generazione, il coraggio di metterci in gioco, il coraggio di accettare una sfida, perché io credo Angelo, lo dicevo prima con Gaetano, è un'impresa ardua quella dell'amministratore, soprattutto dell'amministratore locale, ma credo che sia un'impresa straordinaria, hai un'opportunità grandissima che io sono certa tu saprai cogliere. Per questo voglio farvi, e davvero concludo, un in bocca al lupo. Voglio fare un in bocca al lupo alle candidate innanzitutto, un in bocca al lupo ai candidati, voglio fare un in bocca al lupo a te Angelo, e me lo permetterete, voglio dare un grande abbraccio a quella meravigliosa squadra di candidati socialisti che ancora una volta ha saputo mettersi in gioco. Buon lavoro.